sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Alla presenza di Gesù continuiamo alla nostra meditazione, ecco, su stralci e passaggi dello splendido libro del Siracide. Ci accompagnerà ancora per diversi giovedì, a Dio piacendo, perché contiene ben 51 capitoli, ecco, di perle e veramente pillole di profonda sapienza che vanno piano piano centellinate, meditate, soprattutto digerite e assimilate. La meditazione di questa sera si intitola Prudenza e Senno, perché senno e prudenza sono le due virtù su cui ruotano le esortazioni che abbiamo ascoltato. Non fare fuori luogo il sapiente, forse io l'ho sentito dire tante volte questa frase da qualche professore a scuola, quando c'era qualche alunno che, ecco, stava sempre con la mano alzata o si atteggiava ad essere un pozzo di scienza, mortificando e umiliando i suoi compagni. Non è una bella cosa, una cosa molto antipatica. L'uomo saggio è l'uomo dell'ascolto, non della chiacchiera o dello sfoggio della sapienza vera o più spesso presunta. Bellissima questa frase. Comportati come uno che sa ma che tace. Gli stolti per quattro cose che sanno le sbandirano ai quattro venti, stanno sempre a ostentare e qualche volta a millantare titoli, ecco, di studio, lauree, sapienze e riconoscimenti vari. Il grande, quello che è veramente grande e che è anche un gran signore, tra l'altro, è uno che non ostenta. Magari c'ha quattro lauree e ascolta in silenzio un povero uomo che parla del più e del meno, dei fatti della vita quotidiana. Ecco, questo è un grande uomo, è un grande sapiente, oltre che un grande uomo. La sapienza ha anche la capacità di essere breve. Comprende il tuo discorso molte cose in poche parole. Questo vale soprattutto, se mi si permette, davanti a Gesù, ma sicuramente lui è d'accordo, per noi preti. Anche il Papa, in una delle encicliche che ha scritto, ha raccomandato queste cose. Una bella omelia non è un'omelia lunga, è un'omelia breve, ma che nella sua brevità dice molto. Non occorrono molte parole per dire molte cose. E l'uomo saggio e santo non parla molto, parla il necessario. Oggi è la festa della Madonna del Carmelo. Una grande carmelitana che è Santa Teresa d'Avila, che osando proprio un brano sapienziale amava scrivere e ripetere che nel molto parlare non manca mai il peccato. Un sacerdote, ecco, sa se ha fatto una bella predica quando qualcuno gli viene a dire: è finita troppo presto, t'avrei ascoltato ancora un altro po'. Quella è una bella predica. E lo stesso vale anche nelle nostre conversazioni. L'essere ciarlieri non è una buona cosa. Un'altra brutta cosa, molto diffusa, queste sono cose che dovrebbero essere anche oggetto un po' di esame di coscienza, perché quando non ci sono grandi delitti o reati, non pensiamo che non ci sia niente da confessare, è che non facciamo attenzione, no? Qui abbiamo sentito: se un altro parla, non ciarlare troppo. Abbiamo mai pensato, un po' ci pensiamo davanti a Gesù nel silenzio, a quella brutta abitudine, bruttissima, di interrompere le persone? Uno sta parlando e lo si interrompe e gli si parla sopra. Pensiamo a certe sceneggiate proprio, mamma mia,
e segni dei nostri brutti tempi che si vedono nelle trasmissioni televisive. Io per grazia di Dio non le vedo, ma ogni tanto, andando qua e là sul web o sui social, mi capita di vedere qualche squarcio di video, ma sono delle cose improponibili, urli, strilli, si parlano sopra, si parlano addosso, si interrompono, ma questi sono peccati, non sono mica atti di virtù, Non c'è niente di santo, non c'è niente di prudente, non c'è niente di sapiente, niente di soprannaturale, ma neanche niente di educato in queste cose. Ricordo un mio vecchio padre spirituale che diceva che la buona educazione fa circa il 50% della virtù teologale e della carità. Come si fa a non mancare alla carità? Comincia a essere una persona educata. 50% del lavoro è già fatto. La grazia precede l'uomo modesto, non dice prima del tuono viene la folgore. Ecco, la grazia precede l'uomo modesto, non soltanto la grazia nel senso la grazia santificante, cioè la presenza di Gesù in noi, no? Ma i modi di fare aggraziati, ecco, graziosi, affabili. Il cardinal Petrocchi, scherzando, ecco, chiamava le persone che non sono così gli abitanti di Cafonia, una città purtroppo di questi tempi molto popolata, ma questo non è soltanto ineducazione o a volte maleducazione, è anche modo di fare non gradito al Signore, non proprio certamente dell'uomo che desidera crescere nella grazia e nella santità. Benedici chi ti ha creato, chi ti colma dei suoi benefici. Citato il cardinal Petrocchi, lo citiamo un'altra volta, insomma, resterà sempre nel mio cuore quest'uomo che nella sua semplicità ma anche nobiltà mi ha dato tanto. Una delle sue altre frasi cult, tipiche, era che la forma più alta di preghiera è il ringraziamento, la benedizione. Chi di noi quest'estate potrà andare a fare qualche giro, non solo giro, anche giro molto umano, insomma, negli splendidi spettacoli che ci offre la nostra splendida Italia e non solo la nostra splendida Italia, quindi di mare o di montagna. E ogni tanto quando mi trovo in quei posti dico: ma Signore mio, speriamo che in molti ti abbiano ringraziato, perché in molti adesso godranno di tante cose belle, ed è bello godere delle cose belle. Ma chi dice grazie a Dio che ha creato il mare, i suoi colori, i pesci, le rocce, le isole, il sole, le montagne, i prati, gli alberi, gli animali? Noi viviamo in un mondo che ce lo ha donato Lui. Lui è un Signore, quindi ce lo dona lo stesso anche se non gli diciamo grazie, ma dire grazie e benedirlo è doveroso. Lui non manca, ma siamo noi che facciamo dinanzi a Lui spesso e volentieri la figura quantomeno dei grandissimi cafoni, veramente proprio inqualificabili. Poi c'è un altro punto di sapienza, anche qui nel silenzio dobbiamo meditare, perché chi teme il Signore accetta la correzione e un uomo assennato non trascura l'avvertimento, mentre un uomo peccatore schiva il rimprovero e trova scuse. Il Signore ci corregge e ci rimprovera attraverso molti modi, attraverso gli eventi della vita, attraverso le prove, attraverso le tribolazioni, se si preferisce questo termine, purché ben compreso, attraverso i cosiddetti castighi. O attraverso a volte anche qualcuno che ci dice qualcosa, è una grazia che qualcuno ci faccia notare i nostri difetti. Pochi accolgono questa grazia, certamente è una grande sofferenza, una grande mortificazione quando qualcuno ci corregge, ma ci corregge veramente chi ci vuole veramente bene. Certo, chi ci vuole veramente bene, un po' come fa il Signore, quando il Signore ci corregge non ci fa male, quindi non ci aggredisce, non entra con il bisturi a tagliare a destra e a sinistra, no? Ma
lo fa con estrema delicatezza, però la correzione è sempre correzione. È proprio di una grande saggezza, ecco, accettare la correzione, non soltanto starla a sentire, ma poi una volta che ho stato a sentire e ho riconosciuto un difetto, lavorare per correggerlo, perché non basta starla a sentire e quindi anche accettare l'umiliazione che ne viene, poi bisogna correggersi, bisogna lavorare sulle cose che non funzionano. Infine, proprio dell'uomo assennato non agire senza riflessione. Se noi ci pensiamo, molte stupidaggini che noi commettiamo o cose che noi poi ripensandoci diciamo, ma questa cosa non l'avrei fatta, oppure cose di cui veramente in un secondo momento abbiamo a pentirci, proviamo a pensare nel silenzio quante volte, se ci avessimo riflettuto un po', se non avessimo agito d'impulso, con precipitazione, quindi senza ponderazione, forse quella cosa non l'avremmo fatta, oppure avremmo fatto quella cosa che potevamo o dovevamo fare e non abbiamo fatto. Ecco perché è così importante per la nostra vita il silenzio, la riflessione. Io raccomando sempre alle persone, lo faccio anche con voi, ecco. Adesso faremo un quarto d'ora di silenzio davanti a Gesù, no? Io raccomando, è una raccomandazione, chiaramente non è nessun obbligo, non si deve, nessuno deve sentire nessun laccio, ma un quarto d'ora al giorno di silenzio, dove si sta davanti a Dio, si parla con Lui, gli si raccontano le cose, si riflette, ma si sta buoni, perché la mancanza di ponderatezza, la mancanza di riflessione, la mancanza di tornare anche su noi stessi e su quello che facciamo è la causa di tutte quante i guai che combiniamo dalla mattina alla sera. È molto importante. E infine, ecco, l'attenzione ai comandamenti di Dio, proprio di chi crede alla legge, perché Dio ci ha dato i comandamenti non per angustiarci o toglierci la libertà, ma per aiutarci ad esercitarla bene, la libertà, e per darci non l'angustia, ma la serenità, la pace e la gioia. E poi confidare nel Signore sempre, dice un salmo, perché il Signore è una roccia eterna. Confidare significa credere in Lui, significa abbandonarsi, significa adagiarsi, significa non temere mai nulla e essere sempre consapevoli che Lui vede e provvede in ogni circostanza. Chi fa questo non resterà delusso. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento.